Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Cosa ne pensate di questa camicia? È bellissima, non è vero? È tutta colorata, così come lo è il film di cui andrò a parlare oggi. Un film che è uscito di recente, che io ho proprio visto di recente, e devo ammettere che è veramente un grandissimo film. Mi è piaciuto molto. Di che cazzo di film sto parlando? Ovviamente di Suicide Squad. Però tranquilli, tranquilli, andiamo piano. Non parlerò di Suicide Squad perché ovviamente tantissime persone non l'hanno visto. Però in questo video vi dirò 5 più 2 motivi per andare a vederlo a cinema e per dirvi che questo film è assolutamente meglio della spazzatura che pubblicarono già quelli della Warner Bros, quello schifo, quella merda di cui ne ho parlato veramente in modo malvagio nel mio profilo Instagram. Se non sai di cosa parlo, io ho iniziato da lì anni e anni fa, questa è una storia che tutti già sapete. Comunque io vi lascio il nome Instagram nella descrizione del video, quindi se siete interessati andatevelo a vedere. Quindi iniziamo questo video! Motivo numero uno per andare a vedere questo film è perché è stato girato da James Gunn. Chi è James Gunn? Lo stesso regista dei Guardiani della Galassia, il primo, il secondo e poi il terzo che uscirà. Sì, è stato confermato nuovamente alla guida del terzo. È una sicurezza. I due film che ha fatto sui Guardiani della Galassia sono impeccabili e l'hanno caratterizzato il mix fighissimo di azioni dinamiche, scene d'azione con la musica. Lui ha questa perfetta accoppiata ogni volta e la sua abilità l'ha dimostrata anche in Suicide Squad, perché anche in Suicide Squad ci sono delle scene d'azione veramente fighe, veramente preparate nel dettaglio, con un sottofondo musicale che è veramente azzeccato. Su questo non gli si può dire niente al caro James. Secondo motivo è il cast. Castogiro, anziché prendere gente fottutamente a caso, fargli fare personaggi che non contano niente, hanno detto: sai cosa, allora prendiamo gente sì a caso, ma tanto morirà subito, e la gente valida si fa stare per tutta la durata del film. Cioè, perché anche il modo in cui ti viene presentato è ingannevole nel trailer. Quando vai a vedere il film inizia tutto in un'altra maniera. Infatti, per come si svolge, adesso arriviamo al motivo numero 3, è che la trama è molto ben elaborata, è una storia dietro, cioè si segue molto bene. Cioè, questo è il motivo numero 3: una trama migliore e giusta, cioè una storia che non è proprio difficile da dire, insomma, no, è una storia adatta per perfettamente a un film dei fumetti, un film d'azione, che veramente non può dire niente. Cioè, dall'inizio alla fine, coerente, cronologica, coincisa, perfetta. Motivo numero 4, la scelta del villain. Come ricordate nello scorso capitolo, nella merda di Suicide Squad, 92 minuti di applausi! Il villain chi era? Era l'incantatrice. Cioè, colei che prima era con loro e poi va contro di loro, perché ovviamente era dominata da un'entità antica aliena. Cioè, vabbè, non già parlavo male abbastanza. A sto giro invece, figo, una stella marina ultra enorme. Questa stella marina enorme è in realtà un tipo di alieno, un'entità aliena, che si imbucò in una nave spaziale americana, riuscì a prendere possesso dei loro corpi, delle loro menti più che altro, diventare sempre più grande, questo grazie anche all'aiuto di uno scienziato pazzissimo con tutte degli affarini in testa, delle siringhe in testa, non lo so. E il villain è anche divertente, ma allo stesso tempo efficace, caratterizzato ultra bene grazie a una CGI pazzesca, che è difatti il punto numero 5. Cioè, quando magari nel precedente film la CGI scarseggiava, oppure proprio gli scatti sulle trasformazioni, in questo no, c'è anche l'uomo squalo e quello è tutto il tempo un CGI, cioè ci sta di brutto nella parte, ogni movimento, ogni cosa che fa ci sta di brutto. Quindi anche questo è un altro punto a favore di questo film. Il ritmo è quello che definiresti molto piacevole e godibile, che ti riguarderesti molto volentieri, proprio perché sono 2 ore e 10 di film che scorrono ad un ritmo perfetto. È un film che incorpora più generi, da un thriller leggero a un drammatico a una dark comedy, a una comedy vero e proprio, a un film d'azione R-rated, cioè dove si vede moltissimo, moltissimo sangue. Cioè, è un film violento, perché anche qui ci sono state mantenute le premesse del trailer. The Suicide Squad, Missione Suicida, è veramente un film che parla di una squadra suicida in una missione suicida.
Quindi ti aspettavi il sangue stile Tarantino e esplosioni e roba d'azione a non finire tipo Michael Bay? Ce l'hai tutte però con i supereroi, ed è questo il punto fondamentale. Cioè, che in conclusiva possiamo dire, questo film ha rispettato le aspettative che si erano create, tanto hype per un film che era già uscito e che ha fatto cilecca, quindi su un reboot, tanto hype per un regista che aveva solo diretto I Guardiani della Galassia, quindi a lui spettava un'altra prova di un altro film da risollevare, però stavolta, quindi era differente, e è andato tutto meravigliosamente bene. E ci si conclude con l'ultimo bonus, diciamo il punto numero 7, con un finale azzeccatissimo. Personaggi che devono morire muoiono, ma lo fanno nel modo giusto, non alla cazzo di cane così buttata in una maniera a caso come nel film precedente, perché hai sputtanato un'ora di film a presentare personaggi con canzoni fighe e poi non sapevi che fare. No, qui, essendo tutto distribuito nella maniera giusta, c'è anche lo spazio per mettere un fottutissimo finale che ci sta da 10, che ti fa concludere il film, che dice bello, bello, bello. Io ho finito questo film veramente soddisfatto, e la prova anche di John Cena mi ha sorpreso. Ci sta veramente alla grande il suo personaggio, il suo Peacemaker. Io lo denigravo perché John Cena mi ha sempre fatto schifo come attore. Qui vabbè, è doppiato, però non posso dire niente. Cioè, mi è piaciuto veramente tutto il film. E ultima cosa, poi finisco, Idris Elba nella parte di Bloodsport è cazzutissimo, è proprio cazzutissimo, ci sta di brutto. Chapeau a James Gunn. Quindi, detto questo, io vi straconsiglio di vedere questo film, e fatemi sapere se l'avete già visto nei commenti o se lo volete vedere grazie al mio video. Detto questo, ragazzi, ci vediamo per altri video che saranno in Sad Maribor, e poi forse vediamo, perché ovviamente anche il caro Deppio ha bisogno di una pausa, ragazzi. Anch'io ho bisogno di andare al mare e di rilassarmi, che ne ho bisogno. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao ciao.